Buonasera a tutti, siamo in diretta a Radio Vostok con i due candidati Gianni Fabris e Fortunato Cacciatore. Volevamo chiedere ad entrambi i motivi della loro candidatura, cosa li ha spinti a candidarsi a queste elezioni europee. Iniziamo con Gianni Fabris. Ci ho molto pensato, mi ha spinto il mio movimento. Io sono espressione di un largo, vasto movimento contadino che si impegna sulle questioni del cibo, dell'alimentazione, della sovranità alimentare, radicato soprattutto in Italia meridionale, ma un po' in tutta Italia. E abbiamo fatto una scelta di essere presenti, lo abbiamo fatto perché la nostra iniziativa sociale ha bisogno di risposte politiche, quelle risposte che finora la politica molto spesso non ci ha dato e abbiamo deciso di non delegare più. Questo è il motivo fondamentale per cui oggi io sto conducendo questa campagna elettorale come indipendente nelle liste della sinistra. Grazie. Mentre Fortunato Cacciatore. Allora, anche io mi sono sentito chiamato ad assumermi una responsabilità da insegnante nel mio caso, perché sollecitato da studenti, sollecitato da colleghi, sollecitato da compagne, compagni, amici, ho deciso che in questo momento un insegnante, un intellettuale, se si vuole, dovesse prendersi la responsabilità di dire cose differenti in una campagna elettorale. Dove la nostra lista, la sinistra, è l'unica lista che parla di Europa, che parla dell'Europa che non ci piace più, che parla di un'altra Europa, mentre ci troviamo sequestrati in questa campagna elettorale tra un PD che ha deciso chiaramente di non fare campagna elettorale perché non saprebbe cosa dire, perché dovrebbe rinnegare tutte le politiche, insomma, finora avallate in Europa, a partire dalle politiche di austerità, quindi sequestrati tra questo PD che non è più sinistra ormai da tempo e le scaramucce invece tra i due vicepresidenti del Consiglio. Quindi io vorrei anche esortare a che tutti coloro che ci stanno sostenendo e anche coloro che sono indecisi, insomma, ci aiutino a far passare il simbolo, il messaggio, la proposta politica della sinistra, perché, ripeto, siamo gli unici che hanno a cuore una vera riforma radicale dell'Europa e quindi dell'Italia di conseguenza. Grazie.